Ciao ragazze e ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video che sarà un video un po' particolare perché tre mie amiche nonché colleghe qui su YouTube e stiamo parlando più nello specifico di Fiore, Shanti e Serena hanno deciso di organizzare questa cosa in segreto che successivamente è stata replicata, quindi a turno vedrete questo format anche sui loro canali. Hanno deciso di vestirmi, quindi di acquistare dei vestiti e appunto hanno fatto questo mega super ordine da JJ House, cui ho una mega scatola qui pesantissima e dobbiamo andare a vedere insieme che cosa mi hanno acquistato. C'è un sito molto carino, si chiama JJ House. Mi hanno mandato dei vestiti, hanno delle cose molto belle. Hanno tipo anche dei vestiti da principessa, infatti io li vorrei troppo vederla con un bel vestito. Shanti, questo lascio fare a te. Fiore, ti vedo per fare una cosa tipo un po' più fashion, visto che tu hai studiato moda. Lascio le parole. Per Serena? Il mio stile, secondo me, dovrebbe essere un po' retro British. Allora, io di solito quando sono su JJ's House cerco gown in alto, perché vengono tipo le cose con le gonnone super puffy. Guarda questo su mega fiocco. Cindy ci ammazza. È quello lo scopo. Questo qui rosso cosa ne dite? Questo qua, cioè, io pagherei per averlo. Giving me... Beh, ma con questo farebbe sicuramente una grande figura. Cioè, immaginati andare in bagno. Fai prima tenerti una vaschetta appesa sotto il video alla gonna. Te lo devi tirare su e diventi tipo un tulipano. Oh, questo pure è bellissimo. Questi due mi piacciono tantissimo. In effetti è bello con questo cape così. Cioè, ma guarda che il cape da subito fa subito drammatico, tipo regina cattiva. È bellissimo. E questo mi piace tantissimo perché è tutto di raso. Questo secondo me le piacerebbe troppo, è troppo nel suo genere, è già troppo sensuale, dobbiamo secondo me andare più fuori dalla sua comfort zone. E look Elsa di Frozen? No vabbè, Elsa Mora, no facciamolo. E Cindy ha la bambina, secondo me la adorerebbe vestita così. O tipo Cindy fa Elsa e la figlia fa Anna. Fa Anna, oh. Sarebbe adorabile, adoro. Ecco, andiamo a vedere un po' di vestiti da principesse, andiamo subito a vedere le cose belle. Questo è figo, guarda che bello il dettaglio delle spalle scoperte e poi della manica aderente. Questo è però da Regina Gattini. Attiva. Io ce lo vedrei. Comunque, guardate questi. No, no, oddio. Sono tipo delle torte. Guarda che bello. Che sai che sto drappeggio davanti? Ma poi aspetta, torna indietro perché c'è un altro terrificante che ha delle maniche stranissime. Eccolo. Quello è tipo super cosplay. Io prendo questo, Cindy, io ve lo dico. Pirati dei Caraibi. Secondo me Cindy è un po' piratesca. Se me lo permettete, io vorrei dare a Cindy una corona. Piace questa qua un po' più tipo favola. Sì, esatto. Serena, tu che accessorio vuoi per il tuo di vestito? Io ovviamente il cappellino. In mezzo a tutta questa selezione c'è il cappello da cowboy, giustamente. Ma se volessi abbinare il tuo vestito da principessa un cappello da cowboy sul loro sito, tu puoi farlo. Secondo me Cindy ci licenzia. Ecco, questo con un bel vestito tutto attillato nero lungo è un po' Crudelia De Mon, però mi piace. Fiore, ma tu non hai scelto accessori, mi sembra? No, perché vorrei concentrare tutto quanto sull'abito. Serena, ci avevi detto che hai visto un vestito interessante, vero? Sì, ne avevo visto uno super carino. Questo. Dai, è un po' High School Musical. Io ce lo vedrei su Cindy, magari di un altro colore, però... Però il modello è molto carino. Ma in realtà anche questo colore non mi dispiace. Questo pure, secondo me, è anche carino. Cosa ne pensate? Molto carino questo. Cindy comunque ha delle belle gambe, quindi un abito corto le sarebbe anche molto bene. Non è troppo nella sua comfort zone? Ah, dice, dobbiamo proprio sconvolgerla. Eh beh, già che... Se le prendiamo da abito corto, rosa confetto... Un po' la sconvolgiamo. Ok, io penso di aver trovato il vestito che voglio per Cindy. Voi siete a posto? Sì, anche io ho fatto la mia scelta. Chi vincerà? Sarebbe molto divertente se li indossassi tutti e tre allo stesso evento e ogni volta uscisse dal bagno con un outfit diverso. Mi raccomando, dacci la tua opinione sincera. Non farci del male. Ora, siate clementi, le mie reazioni saranno super naturali. Io non so assolutamente che cosa c'è dentro questa scatola. Andiamo. Non vedo l'ora. Ora, piccola premessa del video, perché noi quattro abbiamo già realizzato delle call prima ovviamente di realizzare questo format, in cui ci siamo un po' conosciute. Questo perché ho appena aperto la scatola, ho visto piume, glitter, cose meravigliose, in realtà sono molto carine.
adesso li andiamo a vedere insieme. Fondamentalmente noi abbiamo tutte e quattro stili enormemente diversi e di base ci piaceva questa idea di scambiarci un po' lo stile. Ed effettivamente solo aprendo la box vedo benissimo questa cosa, perché il cappello No, questo cerchietto, cappello... Sembra un disco volante. Insieme, ora bisogna capire anche con cosa lo hanno abbinato. Oddio, ho appena trovato il cappellino che mi ha mandato Sere. Una cosa nel mio stile, non so come si usa. Come si usa? Come si... Non, è bellissimo, però non capisco... Oh, questo... Quindi si sta benissimo il cappello. Attenzione, magari un po' vintage ci potrebbe stare. Ora scopriremo insieme a che cosa lo hanno abbinato. Ah, vabbè, la tiara top. Questa utilizzerò... Sia mai che un giorno per uscire ti dimentichi la tiara a casa. Sicuramente la userò anche nei video perché è bellissima. In realtà anche molto nel mio stile, perché no? La tiara di Shanti ovviamente è bellissima. Mi sta anche bene, infatti. Ok, andiamo a scoprire i vestiti. Da quale parte? Partiamo da questo. Il primo vestito che ho trovato è il mio. Quindi speriamo che le piaccia. Da cerimonia, praticamente. Allora, sono certa, assolutamente, questo so già. Questo l'ha scelto Serena, ne sono... Grazie! No, l'ho scelto io, non l'ha scelto Serena! Faccio capire un attimino il concetto di questo abito, perché è molto bello. È bellissimo quello, sono un sacco gelosa. La parte sopra, che mi piace molto. È super bella la parte sopra. Con tutte queste paillette. Bordeaux, è uno dei miei colori preferiti, quindi questo secondo me è molto molto bello. Ed eccoci qua. Ma sta benissimo. Ah, esatto, le sta benissimo. Non mi dispiace. E soprattutto mi piace il fatto che è realmente su misura, perché lo sento ben aderente qui sul busto. Sta stra bene. Non poteva essere altrimenti. Sì, lo sento molto aderente e il colore è... Mi piace anche il fatto si sposa benissimo morbida, con la sua carnagione. Secondo me è un vestito perfetto per un evento magari autunno-inverno, tranquillamente. Ma in realtà anche quel periodo che si avvicina all'estate, quindi ma anche da mettere tutto l'anno. E mi piace molto, non mi dispiace. Mi sa che vince Fiore. Questo lo utilizzerò in un evento, adesso vediamo. Forse addirittura quest'anno. Non mi prometto niente, ma forse addirittura quest'anno. Sempre se ovviamente sarà concesso il fare eventi, eccetera. Vediamo. Andiamo avanti e continuo ad intravedere piume. Con la corona tutto il tempo, è bellissimo. Piume, tante piume. Oh madonna. Oh, cos'è? Ah, questo non gli sta però. No, invece è bellissimo. Ma non è vero, è bellissimo. Questo è per... No, Vicky impazzisce. Totale. Ma questo che bello. Ma che bello, ragazzi. Questo è bellissimo. Questo l'ha scelto, non lo so, Fiore? No, questa secondo me è una scelta di Shanti. Sì, è una scelta di Shanti, molto romantica, è vero. Capito perché li hanno consegnati al contrario. Aspettate un attimo. Ok. No, che meraviglia. Ma è bellissimo. Si capisco come si... Sono abiti molto importanti, devo dire. Sì, vestiti insomma per tutti i giorni. Anche concettuali, un po' difficili da capire. È un abito dell'IKEA in realtà. Lo devi montare come una scarpiera. Dobbiamo riguardare le foto sul sito perché non mi ricordo. Potrebbe essere il velo o lo strascico. Il mantello? Che bello. Questo è bellissimo. Questo Vicky impazzisce totalmente. Questa secondo me è una scelta assolutamente di Shanti. Ne sono certa. Mille per mille. E questo non ho capito se è un velo... Cos'è? Questo cos'è? È un porta bambino, no? Tu la avvolgi anche se hai tipo 7 anni e te la carichi in spalla per portarla alla cerimonia quando fai capriccio e non vuole andare al matrimonio della tua amica. Ma è un vestitino da sposina, tipo. Sì, tipo la bambina che porta i fiori al matrimonio. Comunque lo faremo provare a Vicky. Che meraviglia! E andiamo avanti. Vediamo un bellissimo azzurrino. Ah, wedding and special occasions. Ok, bene. Ma questo è sempre Vicky, no? Sì. È enorme. Curioso. Guarda te, che bello. Wow. Questo è molto Elsa vibes. No, Vicky impazzisce, diventa matta completamente. Guardi, guardi.
sono stupendo. E dietro c'è un mega fiocco, che bello. Ma questo adesso le farò una rella solo per Vicky, di suoi abiti d'occasione. Ma andiamo avanti. E qua vedo un bel rosa nude, rosa cipria, che mi piace molto. Quindi siamo assolutamente nelle mie corde. Abbiamo un altro abito. Ah, in questo caso abbiamo un mini dress. È fighissimo. Sempre con questo sottoabito dello stesso colore in seta e sopra c'è questo ricamo in pizzo tono su tono con questi volant al posto delle maniche, che è molto particolare, però il colore mi piace un sacco. Eccola! Adoro! Per un matrimonio regale, direi, o reale, come si dice? Dei reali d'Inghilterra, insomma. E tra l'altro, non solo, mi sono ispirata appunto alla nobiltà inglese, che una volta all'anno, in realtà quando si riuniscono hanno sempre questo tipo di vestiti, e il cappello, che si chiama Fascinator, è un must. Cioè tu non puoi andare a un evento inglese super in senza il tuo cappellino e il tuo vestitino in tinta, diciamo. Uno di questi eventi è quello che mi sono ispirata per questo vestito, è il Royal Ascot, che è una corsa dei cavalli che si tiene ogni anno, e ovviamente ci sono tutti, persino la nostra queen preferita Elisabetta. Cindy sta benissimo anche con il dress con la mantella. Ora penso di aver capito chi ha scelto questo vestito. Secondo me Serena. Sei presa, è proprio Serena. Però ecco, cioè, carino, non so come utilizzerò. Qua siamo proprio totalmente fuori dal mio stile, soprattutto le maniche, però sicuramente, insomma, magari più in là nel tempo cambierò un po' stile, magari utilizzerò. Non so, mi sento molto grande con questo vestito, con questo abito. E poi lui sicuramente lo sfrutterò in un video. Secondo me fanno del cappellino, lo devo ammettere. Non con questo abito, perché sono due rosa completamente diversi. Ecco, sul rosa diverso purtroppo dall'immagine è difficile, non si riescono a fare abbinamenti. Ho rischiato ad andare verso la stessa tonalità, ma in video non si vede male, però immagino che dal vivo si veda un po' più il contrasto, e quindi niente ragazzi, ma solo chi rischia veramente può ottenere grandi risultati. Ma io ho fallito questa volta. Eccomi qui, Cindy versione Inghilterra. Qua abbiamo una cosa veramente super importante e... Cindy, spero che ti piaccia. Pesante, molto pesante. Abbiamo sempre il pizzo, il nostro fantastico pizzo che ritorna, e queste trasparenze che ritornano. Abbiamo sempre delle paillette. Questo matrimonio gypsy. Decisamente. È un abito pienissimo, cioè non vi dico la quantità di tulle che c'è qui sotto. Ed è questo qua. Questo è da vedere, cioè, ma tutti sono da vedere indossati, in realtà secondo me fanno proprio la differenza una volta indossati. Anche perché le signorine, prima di far l'ordine, mi hanno chiesto proprio le misure specifiche del mio corpo, quindi suppongo mi stiano tutti precisi. Questo è molto bello però. Non so effettivamente in che occasione poter utilizzarlo, però forse, non so se per un evento, non lo so. Sa molto di abito da matrimonio, però è strapieno, non vedo l'ora di provarlo questo. E voilà, pronta per il casting del Il Segreto 2. Bellissimo. Beh, allora, indossando questo vestito mi rendo conto di chi è stata la scelta. Effettivamente vedo Shanti in tutti i... Sì, sì, questo è il mio! Fatto. È molto bello, raga, è molto bello, lo sento molto, molto bello, mi sento quasi, non so, un po' una donnina ottocentesca, ma... Però sono contenta che ti piaccia comunque il genere. In quale occasione della mia vita poter mettere questo vestito? Perché sono pronta per andare sul set di un film. Che racconta una collezione gotica, chic, questo sì, però molto molto difficile da combinare, però... Sono contenta. Devi metterci la corona insieme. Bene bellezze, con l'ultimo abito scelto delle ragazze, io spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere ovviamente qui sotto nei commenti qual è la scelta delle ragazze che voi avete preferito di vincere. Vincerà quello rosso, sono sicura. E ovviamente se avete qualche evento possibile da suggerirmi per indossare questi abiti, ovviamente mi sareste di grande aiuto. Vuoi un suggerimento? Organizziamo un tea party qui a casa mia e metti il vestito nero. Dimmi se ti va, ci accordiamo e veniamo qua tutte vestite così. Io vi mando come sempre un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video.